Compagni e compagni, credo che questo congresso, a partire dalla relazione del segretario generale, ma anche i tanti contributi e gli approfondimenti che abbiamo avuto modo di ascoltare, sta riuscendo a delineare un progetto, il nostro progetto alternativo di paese. Centralità del lavoro, welfare, pubblico e universale, trasformazione ecologica della nostra economia, solidarietà e accoglienza. Un progetto saldamente ancorato ai nostri valori costituzionali, ma che dobbiamo costruire attraverso il metodo della partecipazione che deve essere allargata anche fuori di noi, a cominciare dalle giovani generazioni che proprio qui sono venute a rivendicare giustamente una loro presenza attiva e costruttiva. Un protagonismo e una partecipazione che si è affievolita e ce lo dimostra l'astensionismo alle elezioni politiche e ancor di più a quello delle amministrative, alle quali anche nel recente passato la partecipazione era invece più alta rispetto alle politiche. Oggi abbiamo visto un capovolgimento, una crisi democratica pericolosa che investe, seppur indirettamente, anche noi. Per questo dobbiamo convincere le persone che la loro partecipazione può cambiare le cose. Per sconfiggere la rassegnazione e per modificare i rapporti di forza abbiamo bisogno che le persone che rappresentiamo e più in generale le cittadine e i cittadini tornino a credere che possono contare sia come individui ma soprattutto come collettività. Dopo il 25 di settembre il Paese è governato da una destra, quella che abbiamo ascoltato anche oggi dalle parole del Presidente del Consiglio, che ha sì vinto legittimamente, ma che non è maggioranza nel Paese. Un dato che impone a tutti noi una seria riflessione sul futuro della democrazia, della nostra democrazia, ma che non ci dovrebbe aver sorpreso. Noi sappiamo da tempo che c'è una profonda disaffezione dei cittadini alla politica. Ad agosto dello scorso anno una rilevazione di SVG ci diceva che un italiano su tre si dichiara convinto che votare non serve a nulla e uno su sette addirittura disgustato della politica. Ecco, io penso che questo dia la misura del perché sta accadendo quello che sta accadendo nel nostro Paese. A questo si aggiunge lo sbandamento delle forze di opposizione che dalle parole che abbiamo ascoltato ieri potrebbe finalmente prendere una strada nuova e diversa e ce lo auguriamo. Questo perché mentre il nostro Paese deve affrontare le grandi trasformazioni che segneranno questo secolo, quella ambientale, digitale, quella demografica, solo per citarne alcune, questioni che attraversano materialmente la vita delle persone e che ci chiamano una sfida inedita e difficile. Per questo ciò che accade nel campo della politica per noi è importante, perché è chi è presente nelle istituzioni che poi assume le decisioni, anche quelle che riguardano il lavoro, le persone appunto che noi rappresentiamo. E questo ovviamente non ha nulla a che vedere con l'autonomia della nostra organizzazione, che non è e non è mai stata in discussione. Ma noi dobbiamo trovare il modo di far ascoltare le nostre proposte e le nostre piattaforme. E da questo discende la necessità di recuperare questo livello di partecipazione che appunto riguarda la politica, ma anche noi, le nostre mobilitazioni. È quello appunto di contrastare con la nostra azione sindacale questa sfiducia e questa rassegnazione. Noi abbiamo un Paese che, pur avendo solide basi democratiche, nella percezione di molti italiani, di molti cittadini, questa è l'esigibilità dei diritti costituzionali è stata man mano distrutta o comunque ridotta e quindi, come quella appunto, il diritto a un lavoro equo, giustamente retribuito e sicuro, a un'istruzione pubblica di qualità e inclusiva e a un sistema sanitario veramente pubblico e universale. E forse su quest'ultimo punto, che più feriscono le condizioni materiali delle persone, soprattutto anziane, che si vedono negare concretamente l'accesso alle cure, a meno che non possano pagarsela di tasca propria. Per questo l'unica strada che abbiamo è quella di ascoltare le persone, qui è stato detto molto in questi giorni, per comprenderne i bisogni e soprattutto per restituire loro la voce e la convinzione che cambiare è possibile.
Però è necessario che tutte partiamo da un'idea di trasformazione sociale forte e condivisa. Per questo serve rafforzare la nostra dimensione confederale e possiamo farlo concretamente solo nei territori, solo sul territorio, che è sicuramente la nostra dimensione confederale delle Camere del Lavoro, ma ancora più in basso, sui territori più diffusi, attraverso strutture che mettano insieme le varie categorie, i delegati delle varie categorie, in quelli che una volta erano i comitati di zona o come vogliamo chiamarli. È perché è nel territorio che si gioca la sfida più grande che ci può permettere di intercettare i nuovi lavori. Chi vive il lavoro in modo frammentato e tante volte in solitudine. Per questo servono risposte concrete, non bonus, per affrontare ad esempio l'inverno demografico. L'Umbria, la mia regione, è solo emblematica di una condizione più generale. Io direi che è un laboratorio politico della destra, come in passato lo era stato positivamente per le politiche progressiste. Ricordo solo, per esempio, sul versante del welfare il MESOP, ma anche la costruzione della 833, alla quale molti personaggi della nostra regione parteciparono in prima persona. Oggi siamo all'esatto contrario, il laboratorio è quello per tornare indietro. Un paradigma politico del Paese con un governo regionale che si sottrae al confronto, che quando convoca le parti sociali lo fa insieme a una pletora di altri soggetti, limitandosi ad informative e rifugge la contrattazione, ignora le nostre piattaforme. Lo abbiamo visto sul tema della sanità, una vertenza che stiamo portando avanti ormai da quasi 2 anni, che ci ha visto mobilitare a livello regionale ad ottobre scorso. Una mobilitazione importante, ma che doveva avere una presenza ancora maggiore. È per questo che ho voluto sottolineare il tema della partecipazione. 2 minuti. Lo smantellamento delle liste d'attesa ha praticamente costretto i cittadini dell'Umbria a rivolgersi alla sanità privata, ma non quella convenzionata, privata, pagata di tasca propria. Anche la Corte dei Conti ce lo ha detto, in Umbria c'è un problema che riguarda la sanità privata che non è nemmeno controllata. C'è un problema più generale di accesso ai servizi. Su questa strada noi non intendiamo assolutamente fermarci. È necessario, e per questo chiediamo, come ci è stato anche detto dal segretario generale, che quella della welfare, in particolare la sanità, diventi una mobilitazione nazionale e che ci riguarda complessivamente. L'Umbria è una piccola regione che si sta spopolando. E si spopola non solo perché si invecchia, ma soprattutto perché tanti giovani se ne vanno, e per questo è necessario fare politiche che guardino a un futuro di costruzione di un sistema economico e produttivo della regione che produca l'occasione di lavoro alle tante competenze che vengono formate nella nostra regione e che invece sono costrette ad andarsene. Ecco, io credo che su questo noi abbiamo una sfida grande di fronte a noi, sulla quale non vogliamo assolutamente fermarci, e abbiamo tutte le capacità per farlo, perché in Umbria, come spesso nel Paese, il problema non è l'immigrazione, ma l'emigrazione delle persone che sono costrette ad andarsene perché non trovano adeguate condizioni di lavoro. E la transizione, le risorse del PNR, le risorse dei fondi strutturali, le tante risorse a disposizione devono servire a costruire il lavoro di qualità, a costruire quella transizione energetica, ecologica, ambientale di cui abbiamo assolutamente bisogno per far avanzare le nostre imprese e per lavorare ed evitare quel sistema di appalti e subappalti che impoverisce il lavoro e crea le condizioni di profonda disuguaglianza. Chiudo su un tema che evidentemente non ho il tempo di affrontare se non accennare, che è quello della pace. L'Umbria è la terra di San Francesco e di Aldo Capitini, la terra della Marcia della Pace che è stata ospitata anche poche settimane fa. E allora voglio concludere con le parole di Gianni Rodari, che partecipò alla prima Marcia della Pace del 1961, dicendo appunto che la pace si costruisce dal basso e si costruisce insieme. Così sarà del resto se vorremmo la pace. Essa potrà essere soltanto la somma e la moltiplicazione di volontà diverse e non già il frutto uniforme dell'imposizione di una volontà sulle altre. Ecco, io penso che noi anche su questo terreno possiamo dare un grande contributo rispetto invece a quello che sta accadendo anche qui nel nostro Paese. Grazie.